Ciao a tutti, cose di oggi. Tutto, cibo ce l'ho, computer stamattina stavo per partire senza computer, ero già in macchina col motore acceso, ho detto ma il computer l'ho preso e infatti non l'avevo preso. Sono cose che succedono, insomma, problemi della vita. Allora, segreti di Mirko Jacks, puntatona speciale inedita, esclusivo. Potete trovare tutte le foto su Novella 3000 domani. Allora, riguardo alla politica. Allora, secondo me, se dovessi venire in Italia e dovessi decidere per chi votare, io vorrei votare per un centrodestra, diciamo. Però Berlusconi, per quanto sia simpatico, bello, intelligente, alto... No, alto no. Per non mi sta bene perché... ok, adesso il caso Rubbi... si è fatto un gran parlare, però in realtà sia lui che lei dicono che non è successo niente. Quindi, per l'articolo 1 della Costituzione americana si dice l'imputato non è colpevole se non viene colpevolizzato, non me lo ricordo bene. Comunque, uno non è colpevole se non viene provato, e quindi sono tutte illazioni che stanno facendo, anche se uno sta mentendo, come sicuramente sta mentendo Berlo, e comunque non è provato che è vero e quindi non è vero. Apposta. Allora, fammi entrare in corsia. Ecco, quindi per me il caso Ruby è indifferente, però andando a guardare i registri, i tabulati, si vede benissimo che Berlu è stato condannato definitivamente a delle condanne che però sono andate in prescrizione, quindi lì è colpevole. Quindi a me mi sta sulle palle che uno che è colpevole non deve andare a fare il politico, deve andare a dire agli altri cose bene e cose male. Insomma, non mi sta bene. Poi ad esempio, non so, leggendo Metropolitana, però dicono se uno vuole fare il carabiniere o il finanziere vanno a vedere fino al terzo grado di parentela se hanno avuto precedenti penali. Invece per fare il politico no, e mi sta sulle palle. Quindi adesso, certo, dire un altro politico votare è difficile, perché tutti mangia, sinistra, destra, uguale. Anche che so, adesso io non conosco bene la politica, così io leggo la politica da Twitter. Allora, però D'Alema, mi ricordo benissimo D'Alema che di sinistra, che stava nelle case popolari a $50 al mese di affitto. Ecco, lui cosa vuoi votare? Anche lui è un disonesto. Poi quell'altro, ultimamente non so chi era, quegli scandali case che gli ha aggiustato la casa gratis o a comprare una casa a Roma a poco, non lo so. Quindi è difficile, non lo so, boh. Mi farò aiutare dal fido Berlusconi. Pacca puzzola. Stavo per versare. Allora, non so, ci sono quei partiti un po' sminchiolati, tipo i Verdi, però i Verdi mi stanno sulle palle perché a parte che sono molto comunisti, e poi sono impuntati su delle cose, e non si può costruire l'elica perché è brutto, e non si può costruire il ponte perché è brutto. Invece il ponte e l'elica per me sono belli. Quindi i Verdi sono troppo fissati con sta natura. Che palle sta natura. Poi ci siamo arrivati noi. Allora, per 7 miliardi di anni ci sono stati gli animali sul pianeta, adesso arriviamo noi dopo pochi millenni e vogliono comandare loro, non lo so io. Cioè, che si accontentino, la tigre del Bengala, che si accontenti, che due palle. Se si estinti, estinguiti, no? Se ti estingui, estinguiti, no?
Comunque no, i verdi sono troppo fissati, le eliche lì, le eoliche. Cioè, un conto di facciamo uno dei monumenti arte moderna nella campagna. Allora dico, vai, che cavolo serve? Niente. Però gli eolici, le pale eoliche sono utili, invece no, i verdi, no, rovina l'ambiente. Allora rovinati l'ambiente col petrolio. Non so. Quindi i verdi mi stanno sulle palle, non li voterò mai. Poi Pannella lì è un partito un po' sminchiolato, però forse è l'unico che mi ispira un po' di più. Poi tra l'altro fare lo sciopero della fame fa bene, così non ingrassi. Poi il partito dell'amore è un po' sminchiolato. Poi gli altri non ci sono. Allora lì la questione si fa pesante, non lo so, va bene, e non lo so, va bene. Però il discorso è che Berlusconi abbia 3 TV, quello a me non me ne frega niente, ne può avere anche 1000. Io sono un uomo dotato di intelligenza e so che per chi votare, e non mi faccio influenzare dal televoto del Grande Fratello. Se uno è ricco, è ricco, perché se uno è ricco e ha 3 TV non può candidarsi. Però secondo me non c'è problema. Non c'è problema. Oh. Basta. Poi, altri segreti. Non ce ne sono più di segreti. Cosa di oggi? Allora. Avevo una cosa di oggi spettacolosa, ma non me la ricordo più. E che pareva. Ah, ieri sera ho visto un documentario. Allora, c'è l'IBM che sta. Cioè, è già ormai da un casino di tempo che stanno lavorando su questo super computer. Che il 14 di febbraio. Che giorno è oggi? Oh, oggi è il 12. Dal 14 al 16. Questo super computer farà da concorrente al quiz Jeopardy, che l'ho già detto, è uno di quei quiz americani stradifficili. Cioè, è difficile per me, è anche l'inglese, però, cioè, se fosse in italiano forse sarebbe abbastanza più facile. Però è difficile perché ti danno la risposta e te devi dare la domanda. Poi la risposta a volte è un po' indovinello. Allora, questo computer praticamente già deve capire la risposta, cioè la domanda, la risposta che è la domanda e che troverà la domanda. Comunque nel documentario facciamo vedere come l'hanno fatto. Praticamente innanzitutto nel computer gli hanno dovuto dare un casinissimo 6 milioni di nozioni, tipo nozioni di uso comune, perché il computer non è come l'uomo, non capisce poco, è come un gatto. Proprio capisce poco, no? Allora gli hanno dovuto dare tutte queste nozioni tipo il bambino è un uomo, l'uomo discende dalla scimmia, le scimmie discendono dalle altre scimmie, tutte così, no? La gente padana discende dagli extraterrestri, la gente non padana discende dalle scimmie, così, tutte nozioni. Poi gli hanno riempito di tutti i database, di tutte le cose, enciclopedie, e poi comunque ha fatto delle prove. Ancora sì, sono delle cose tipo non capiva delle battute, però comunque sembrava abbastanza intelligente, anzi nelle ultime prove sapeva tutto, anzi stravinceva i concorrenti. E allora il 14, non prendete la puntatona, Jeopardy, come si pronuncia, non so. Difficilissimo, un gioco difficilissimo. Ah, ma che caldo! Allora, sto andando nella corsia centrale perché
Allora, come si guida in America? In America si guida sempre così: si sta nella corsia centrale e basta. Però si può superare anche a sinistra e a destra. Adesso sono nella corsia centrale e sto dietro un camion, perché a Mythbusters hanno fatto vedere che se stai dietro un camion risparmi un casino di benzina. La verità è che è vero, però sto dietro al camion perché stavo facendo il video e non mi ero accorto. Però hanno fatto vedere che tipo così, a saremo, non so, 20 metri, c'è già un risparmio del 20%, se stai attaccatissimo dell'80%, però se stai attaccatissimo c'è anche il rischio che fa un incidente, e quindi è meglio non stare attaccatissimi. E basta, tutto qua. Poi ciuschi di oggi. Beh, dovrebbe arrivare la macchinetta del fumo, ma non è ancora arrivata. Poi boh, ma non ho tempo di fare un cavolo, poco tempo di fare tutto. Sabato devo andare di buon campeggio. Poi se non vado in campeggio sono stanco, e se non stanco sono stanco. Allora, domani mattina sveglia alle 5. Passare da Starbucks per la dose quotidiana. Cioè, ieri proprio era al lavoro, non ce la facevo proprio, dovevo avere un caffè di Starbucks, allora me lo sono dovuto andare a comprare, perché quando ti viene la voglia, ma anche la voglia di un ciuschi, dopo ti viene da vomitare, stai male, è perché lo Starbucks è suefazione di palle l'Italia. Io non capisco chi è che ha avuto la geniale idea di avere tre stati di giudizio prima che uno venga condannato. Cioè, secondo me è meglio come fanno in America: uno, se ha sbagliato chi ce ne frega, intanto no, non tutte le ciambelle possono riuscire col buco. No, aspetta, calma. Allora, ammesso non concesso, comunque anche in America ci sono gli appelli, comunque, quindi. Però il primo grado è quello abbastanza quasi definitivo. Se ti condannano, che ti condannano nel primo grado, dicono sei colpevole. Cioè, ok, puoi appellarti e la sentenza si può anche ribaltare. Però secondo me il primo grado è quello che decide un sacco. Invece no, in Italia il primo grado non conta un cavolo. Il secondo non conta un cavolo. Non lo so perché deve essere tre. Tra! Sono un sacco, perché poi, cioè, ci perdi un casino di anni. Io invece direi uno, e intanto va in prigione e ce lo leviamo dalle palle. Poi l'appello lo facciamo con te in prigione, mi sembra giusto. Adesso i maligni diranno: eh sì, però se sei innocente e vai in prigione, vabbè, se è vero, ti devono colpevolizzare, trovare colpevole, no? Se vai in prigione, adesso i maligni diranno: ma tanti innocenti vanno in prigione. Ma non è che si può fare un mondo perfetto. Qualcuno sfortunato deve andare in prigione. Ovviamente non certo noi che abbiamo un iPad. Quelli hanno il Nokia. Sono tante persone che hanno il Nokia che possono andare in prigione. Proprio io che ho l'iPad, non so io. Comunque no, ritorno al discorso. Tre gradi di giudizio. Si possono anche ottenere, ma non così come in Italia, è troppo lungo, non c'è gusto. Poi in Italia gli avvocati bisognerebbe abolirli. Ah, no, c'è
c'era il segnale che lampeggiava, però le bisbarre non scendevano, non ho capito se bisognava fermarsi o no. Comunque, no, gli avvocati in Italia sono troppo quelli della difesa hanno troppo potere. Poi già, secondo me, uno quando ha fatto un reato ed è colpevole al 100% e arriva l'avvocato sicuramente, allora adesso facciamo così, allora innanzitutto facciamo così e richiediamo i danni, poi ti facciamo ottenere gli arresti domiciliari e poi facciamo così, troppo. Invece l'avvocato della difesa dire, vabbè, adesso ci penso io e l'imputato si chiama colpevole. No. Ah, infatti mi ricordo una battuta bellissima, cioè una delle poche cose che un rumeno abbia potuto dire di intelligente in questa nazione. E ha detto, l'intervistatore gli ha chiesto, ma perché i rumeni rubano? Perché siamo in Italia, in Romania, se rubi una gallina ti danno 5 anni. Invece qua l'avvocato, paghi l'avvocato ed esci. Ecco, questo mi è piaciuto. Adesso potete tornare a casa vostra. Perché? No, scherzavo. Potete restare, però nel campo. Nel campo. No, allora, non so. No, per tanto quanto, se sei un VIP e c'è un casino di soldi, è giusto che paghi l'avvocato. È giusto che non vai in prigione. È giusto, perché te c'hai i soldi, non puoi andare in prigione. No, scherzo. Cioè, tanto quanto sei ricco e riesci a trovare un avvocato che c'ha tutti i trucchetti e non riesci a finire in prigione, ok. Ma in Italia, anche se sei povero, trovi l'avvocato che non ti fa finire in prigione. Non lo so. Poi, ovviamente, questo è le notizie brutte, tipo ucciso 6 persone, libero. E queste sono quelle notizie che uno sente. Poi magari ci sono milioni di persone che sono finite in prigione. Però noi uomini della strada queste cose non le sappiamo. E allora noi pensiamo che in Italia vada tutto male, perché ci fanno sentire solo le notizie che vanno male. Anzi, lo devo inventare io, il telegiornale del bene assoluto. Solo notizie belle. Napoli, seminato campo di grano, bellissimo. Napoli vince il primo premio nella competizione della pizza. Filmato, interviste, inchieste, tutto così bello. Milano, manifestazione per gli immigrati, tutti amici. Invece no, i telegiornali ti fanno vedere solo le notizie cattive. Allora, te pensi che l'Italia faccia schifo in tutto, no? Ecco, vedi. Ho riflettuto, questa è la morale della giornata. Che i telegiornali vi stanno facendo un lavaggio del cervello. Voi dovete guardare le notizie solo su Onion TV. Non so se in Italia c'è. Guardate Onion TV, è la migliore. Allora, praticamente tutti, ciao a tutti. Ah, è arrivato, guarda. Questi pacchi di questi sono tovaglioli per la casa. Tovagliolini, questi tre pacchi sono in omaggio perché sono stato selezionato nella foto, quella lì della tartaruga. Che adesso faccio vedere. E infatti mi pareva che ai primi 10 regalavano una fornitura completa per un anno di carta igienica. Poi dopo non è arrivato niente, perché già dall'anno scorso, almeno 6 mesi. E invece è arrivato. Facciamo vedere per chi non si ricordasse. Allora, questi ciuschi, niente. Ecco, per questa foto qui che ho fatto. Tra l'altro organizzatissimi, ho mandato le foto tutto FedEx con le penne per firmare, rimandarlo indietro, poi mi ha mandato il calendario. Poi mi ha mandato tutti i fogli da fare. Poi mi ha mandato anche il quadro con targhetta, fotografi, che poi sinceramente questo qui non era quella che mi piaceva più di tanto, perché è un po' sfocata. Comunque è molto bello. Il prossimo anno partecipo ancora. Manderò una foto di ciuschi per il primo premio. No, ciuschi!
fatto di ciuschi da dietro. Primo premio, eh?